Buona la prima. Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video. Quest'anno, dato che l'avevo già cominciata lo scorso anno ma poi caso incidente ho interrotto quella serie, porterò ogni riassunto, ogni analisi della partita del mio Palermo, ogni reazione, perché magari quando non riuscirò ad andare a vedere la partita, magari se dovesse saltare qualche trasferta, proverò a farvi delle reaction in live. Volevo farla allo stadio ieri, perché ieri sono stato allo stadio e per chi mi segue su Instagram lo sapeva. E ovviamente tutti coloro che mi hanno incontrato allo stadio lo sapevano, mi sembra normale. Comunque, ieri è cominciato il campionato del mio Palermo, abbiamo giocato contro lo Spezia, volevo farvi la reaction in live allo stadio, ma a malapena mi hanno fatto entrare la videocamera, anzi volevano sequestrarmela, cioè metterla nello sgabuzzino, ma per fortuna sono riuscito a farla entrare, ma ho evitato di fare delle riprese. Continuate a seguire il video perché alla fine vedrete il regalo che mi ha fatto un giocatore del Palermo. Comunque, è cominciato ieri il campionato, ottima prova contro lo Spezia, 2-0, partita gestita molto bene dal Palermo, abbiamo davvero subito molto molto poco. Onore comunque allo Spezia che fino alla fine ci ha provato, anche se non è che abbiano attaccato così tanto. Mentre il Palermo comunque ha rischiato di fare anche il 3-0, un gol gli è stato annullato ed era quello che il popolo aveva bisogno. Aveva bisogno di vedere una squadra cinica che desse l'anima in ogni pallone. Ok che ancora non c'è un gioco così bello, ma il gioco arriverà. Ho visto tanta grinta, tanta aggressività e giocatori che hanno provato a fare un certo tipo di gioco e per certi tratti della partita ci sono riusciti. Difesa perfetta, a parte qualche piccola sbavatura, e chiedo a Struna, se mai guarderà questo video, di non essere così aggressivo e qualche intervento da dietro poteva anche evitarlo. Infatti è costato il primo giallo della stagione. Mentre Cionek perfetto, molto bene anche Scimischi, che era il terzo della difesa, che è esordito data la squalifica di Bellucci. Per essere la sua prima partita nel campionato italiano, anche se di Serie B, per me ha giocato comunque una buona partita, ma è da rivedere comunque come giocatore. A centrocampo ho visto una buona partita, Ciocev e Yayalo comunque non hanno giocato malissimo e penso che per la Serie B possono essere due buoni giocatori nella media, comunque non sono due giocatori al Chelsea. Ciocev secondo me gioca meglio da mezzala in un centrocampo a 3 che in un centrocampo a 2, mentre Yayalo comunque ha provato a fare il suo, quello che gli chiede il mister, e comunque non l'ha fatto male, sfiorando anche un bel gol con l'esterno tipo da limite dell'area, bel tiro. Poi Morganella deve ancora migliorare, però ci ha messo tanta grinta ma non è ancora pronto fisicamente al 100%, infatti è stata una bella sfida con Walter Lopez dello Spezia. Poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, ovviamente. Mentre dall'altra parte all'esame penso che sia un lusso per questa Serie B, davvero un lusso. C'è anche un Rispoli che è in panchina, che non si sa se andrà via, potrebbe essere ancora un altro valore aggiunto del Palermo se mai dovesse rimanere. In avanti raga io non so cosa aggiungere, perché il trio è pazzesco. Coronado è bestiale e il regalo me l'ha fatto proprio Coronado, lo sanno tutti coloro che mi seguono su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, link in descrizione. Coronado, Nestorowski e Trajkovski, davvero bestiali. Coronado devastante, non vedevo un giocatore così forte tecnicamente da almeno 3 stagioni, da quando sono andati via Dybala e Vasquez, davvero bestiale. Io ho fatto il video su di lui e spero che vi ricordiate del video del suo acquisto. E la cosa bella, sapete qual è stata? Che a fine partita, poi pubblicherò altre foto ovviamente su Instagram, vi invito ancora a seguirmi, a fine partita mi sono imbucato nel parcheggio dove ci stanno di solito tutte le mogli dei giocatori eccetera eccetera, per farmi le foto con i giocatori, e ci sono riuscito anche quest'anno. Ma la cosa più bella, sapete qual è stata? È che Coronado, dopo esserci visti, lui mi ha riconosciuto grazie a quel video, quindi ringrazio anche voi perché se quel video è diventato minimamente virale è ovviamente anche merito vostro. Dopo avermi riconosciuto mi ha donato i suoi pantaloncini con cui ha giocato la partita. Davvero non me lo sarei mai aspettato. Mi ha anche promesso una maglia che spero di riceverla magari in trasferta. E davvero sono molto molto contento e sono contentissimo di averlo ricevuto da lui, perché penso che potrebbe essere il valore aggiunto di questo Palermo in questa stagione, perché sto ripetendo troppe volte, perché è davvero un giocatore talentuoso. E per chi seguiva il Trapani o tifa Trapani ovviamente, o comunque seguiva il campionato di Serie B, sa che Coronado è davvero un giocatore molto forte tecnicamente, bestiale, velocissimo e messo nelle condizioni giuste
potrà davvero fare un campionato assurdo. Gli ultimi due di cui non ho parlato sono Trajkovski e Nestorovski. Hanno giocato entrambi molto bene. Trajkovski ha segnato il primo gol della stagione, Nestorovski il secondo. Penso che il nostro attacco macedone in questo campionato di B potrà fare davvero molto ma molto bene. Penso che sia uno degli attacchi più forti del campionato e penso che sia la pura verità. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate. Raga, il video è terminato. Io chiedo una cosa a tutti i tifosi del Palermo: vi aspettavate delle conferme prima di tornare allo stadio, ma la squadra che tifate non deve essere condizionata da un presidente. Voi tifate per quella maglia, per quei, anche per i giocatori, perché indossano quella maglia, non tanto per il giocatore in sé, ok? Andate allo stadio perché i giocatori hanno bisogno di voi e il vecchio dei soldi dei biglietti se ne fa ben poco. Quindi state vicino alla squadra, incoraggiatela perché questi ragazzi hanno bisogno di noi. Raga, il video adesso è ufficialmente finito. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto tramite un commento. Ovviamente spolliciata manetta per avere il video della partita Brescia-Palermo, anche se non sarò purtroppo in trasferta, ma spero di esserci per la trasferta successiva. Quindi se volete una reaction in live, magari della partita Brescia-Palermo di settimana prossima, anche non in live, comunque sì, una reaction in live, fatemelo sapere attraverso un commento e ovviamente fateci sapere cosa ne pensate della partita del mio Palermo. Io penso che quest'anno la Serie B sia un campionato molto ma molto competitivo, un po' di più di quello degli anni passati. Ci sono tante squadre che vorranno salire in Serie A e ovviamente credo, non spero, credo che il mio Palermo ci riuscirà. Adesso è tutto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi se l'avete ancora fatto e se vi va fate vedere questo video ai vostri amici che tifano Palermo. Mi raccomando raga, andate allo stadio, credete in me, fidatevi.